Nel 2024 un quarto delle auto immatricolate in Europa sarà elettrico. Magari, dico io. 2024 non è poi fra così molto, molto tempo, così fra tanto tempo. Fra 3 anni un quarto delle auto immatricolate sarà elettrico. Sono infatti sempre più numerose le persone che dichiarano l'intenzione di acquistare un veicolo elettrico nel futuro prossimo, anche grazie ai progressi tecnologici compiuti dalle case automobilistiche sul fronte di autonomia delle autovetture. La seconda edizione dello studio e-Readiness, condotto da PwC Strategy, o Strategy, ha fotografato la situazione della smart mobility in 6 paesi europei: Italia, Germania, Francia, Spagna, Norvegia e Svizzera. Il campione utilizzato per la ricerca era costituito da 4.000 consumatori e più di 100 manager che gestiscono una flotta di almeno 100 veicoli e 30 concessionari che rappresentano 29 brand. I mercati più vasti per la smart mobility restano la Germania e la Francia, ma è l'Italia, assieme alla Svizzera, il paese per il quale la ricerca prevede il più alto tasso di crescita nei prossimi anni. E io dico magari, cioè ne sarei contentissimo, visto che a tutt'oggi siamo inesorabilmente fanalino di coda dell'Europa, ma fanalino, 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 diciamo il fanalino di coda del rimorchio del camion. Non siamo... Il mercato delle auto elettriche nel 2020, rileva il rapporto, il Covid ha provocato nei 6 paesi esaminati una riduzione del 26% dell'immatricolato rispetto al 2019. Nello stesso anno però le auto elettriche plug-in ibride hanno registrato una tendenza opposta, con volumi di vendita in crescita. Un fenomeno che, secondo PwC Strategy, lascia pensare che sarà proprio l'elettrico a trainare la ripresa del settore dopo la fine dell'emergenza sanitaria. La previsione sembra essere condivisa dalle stesse case automobilistiche, che negli ultimi mesi hanno continuato a investire molto nella e-mobility o mobility. Stellantis, per esempio, ha presentato poche settimane fa un piano di elettrificazione da 30 miliardi di euro e a maggio ha siglato una joint venture con Foxconn per una vettura connessa. John Elkann ha annunciato la prima Ferrari elettrica entro il 2025, questa Ferrari elettrica del 2025 l'annunciano ormai penso da 10 anni. Ford produrrà solo auto elettriche in Europa dal 2030, General Motors farà altrettanto in tutto il mondo dal 2035, Honda dal 2040. Diciamo già, diciamo. Mercedes si prepara a investire 47 miliardi di dollari entro il 2030 per passare a una gamma 100% elettrica e già nello scorso inverno ha presentato la versione elettrica della GLA, il SUV di maggiore successo. Mi viene da ridere perché quando ho comprato io la GLA, che sono stato il primo nella mia città ad averla, e per 2 anni praticamente le GLA che si vedevano si contavano sulle dita di una mano. Poi adesso ce l'hanno tutti ed è quella di maggior successo. Però io per 2 anni, quando ce l'ho avuta, eravamo in 5 ad avercela. E non se ne vedevano in giro, come al solito arrivo sempre prima degli altri. Volvo ha siglato una partnership con la startup Aurora per mettere in strada camion a guida autonoma ed è solo una parte delle iniziative annunciate negli ultimi mesi, incentivate anche dall'orientamento della Commissione europea che sembra intenzionata a fermare le auto tradizionali entro il 2035. Chi compra le auto elettriche, il 55% dei privati intervistati si dice interessato ad acquistare una macchina elettrica nei prossimi 2 anni. Tra questi, i 2/3 si dichiarano propensi a comprare un'auto usata, un'affermazione che potrebbe preludere alla crescita di un mercato ancora in fase embrionale come quello delle auto elettriche. Fino ad oggi il 40% delle concessionarie non ha ancora venduto auto elettriche usate, oppure ne ha venduto una quantità marginale. Sì, andatelo a chiedere a Tesla, che quando mette le auto elettriche sul suo marketplace praticamente durano una mezza giornata, infatti non ce ne sono mai. L'identikit di chi acquista vetture elettriche è quello di una persona di mezza età, eccomi, residente in città, sì, eccomi, con un reddito superiore ai proprietari di auto a combustione. Eccomi, ha dichiarato Francesco Papi, partner di PwC. A trainare gli acquisti sono i minori costi di utilizzo. Eccomi, la riduzione dell'impatto ambientale. Eccomi, e la possibilità di ricaricare la vettura a casa. Eccomi, anche se poi in realtà, essendo sempre in viaggio per lavoro, la ricarico quasi sempre in giro. Comunque sì, insomma, la ricarico anche a casa ed è molto molto comodo. Decisivo poi l'aumento dell'autonomia rispetto ai modelli del passato. Ovviamente, vi lo dico sempre, la scelta che mi ha portato a Tesla è stata sicuramente quella del supercharger delle stazioni di ricarica Tesla, altrimenti penso che non sarei ancora passato all'auto elettrica o comunque insomma, non avrei comprato una macchina che non fosse Tesla.
Le principali barriere all'acquisto restano invece il costo iniziale elevato, l'autonomia della batteria è giudicata ancora insufficiente da molti, e qui sono solo seghe mentali perché in realtà con 400 km di autonomia reale e tutti i supercharger si va dove si vuole. E il tempo necessario alla ricarica. Rispetto allo studio dello scorso anno cresce anche il numero di intervistati preoccupati per l'impatto ambientale della produzione di batterie. Anche qui ho già parlato mille volte e torneremo probabilmente a riparlarne altre mille volte con altri video. L'acquisto. Il canale d'acquisto preferito continua ad essere la concessionaria, ma cresce il canale online. 6 intervistati su 10 sarebbero disposti ad acquistare la vettura online per via della praticità e della trasparenza sul prezzo, aggiunge Papi. Io aggiungo, in Tesla praticamente è l'unico modo possibile. A frenare l'acquisto online rimane però il desiderio di vedere e provare dal vivo la vettura e la necessità di ricevere assistenza nella configurazione dell'auto nei servizi accessori. Qui siamo ancora ai vecchi retaggi. Proprio il momento dell'acquisto rappresenta una delle debolezze del mercato dell'elettrico. Il livello di soddisfazione basso in fase di acquisto, spiega Papi, è dato in parte dalla gestione dell'installazione della wall box di ricarica. È cruciale che le aziende imparino a gestire questa fase in modo efficace. Ecco, questo concetto risulta un po' nebuloso. Il livello di soddisfazione basso in fase di acquisto è dato in parte dalla gestione dell'installazione della wall box di ricarica. Cioè, devo installare una wall box a casa di ricarica e quindi non ho soddisfazione nel comprare la macchina? Non so, è un discorso strano. Il rapporto conclude che per le concessionarie europee, da un lato, la vendita di veicoli elettrici comporta l'esigenza di ripensare la customer journey, disegnando un approccio omnicanale per andare incontro alle esigenze dei consumatori. Dall'altro, l'e-mobility avrà un impatto sulla profittabilità per via dell'erosione dei margini nel post vendita. Il fatto che richiedono pochissima manutenzione, se non quasi nulla, almeno io parlo con la mia esperienza in Tesla. Molte concessionarie ritengono che il personale non abbia ancora le competenze necessarie per la vendita della gamma elettrica e spero in un maggiore supporto delle case costruttrici in fatto di formazione. Sì, ve lo posso garantire, mi è capitato di chiedere qualche preventivo per la seconda auto di casa che vorremmo diventasse elettrica pure lei, e vi posso garantire che sì. Insomma, i venditori di auto elettriche ne sanno poco, non gli interessa, non approfondiscono, probabilmente gli stessi concessionari non investono tempo, risorse su questo tipo di vendita e quindi siamo ancora un po' allo stato brado. Gli acquisti aziendali di auto elettriche in ambito aziendale, il 100% dei manager intervistati dichiara di voler introdurre veicoli elettrici nella propria flotta entro il 2023, oppure di volerne aumentare la quota. A spingere le imprese sono soprattutto i vantaggi in termini di immagine e di costo, incentivi, benefici fiscali, riduzione dei costi connessi alle emissioni di CO2. Mi viene da pensare a mia cognata, che lei è una manager di un'azienda bolognese, sempre dotata di auto di auto a combustione, e fra finte manutenzioni, nel senso che la porta a fare le manutenzioni ma poi non si capisce se le fanno, se fanno finta di farle, se fanno solo dei rabocchi quando le fanno e quant'altro, sono già due o tre macchine a cui saltano miseramente il motore, macchine nuove, comprate nuove. E quindi sì, ecco, questa cosa qua, questa notizia che ho appena letto mi fa pensare proprio a queste situazioni che sicuramente si ripeteranno mille volte in varie aziende, con motori che saltano, macchine che si rompono entro i 2-3 anni di vita, con costi che aumentano e quant'altro. Oltre ai tempi lunghi di ricarica, l'ostacolo all'acquisto è dato invece dalla mancanza di un'infrastruttura di ricarica pubblica in linea con le esigenze aziendali. Ecco, questo potrebbe essere appunto il problema forse principale, che è quello che appunto accennavo prima io, dicendo non avrei mai, probabilmente non sarei ancora passato l'elettrico se non fosse stato per Tesla e per la sua infrastruttura di ricarica. Bene, video lungo, articolo lungo che trovate su Forbes, comunque adesso vi metto in descrizione il link come al solito, è un articolo che ho lì dall'estate scorsa, ma comunque insomma è sempre valido. Diciamo che dall'estate scorsa a oggi non è cambiato tantissimo, se non praticamente i numeri di vendita di Tesla che macinano record su record in tutta Italia, purtroppo in Europa, in tutta Europa, purtroppo in Italia non è ancora così. Speriamo che ci possa essere un'inversione di tendenza, di rotta anche qua da noi, ma per il momento, insomma, le cose non stanno ancora così.